Bagarra alla Camera dopo che un deputato leghista definisce Silvia Romano, liberata dopo 18 mesi di prigionia in Somalia, una neoterrorista. Il PD insorge, calunnie inaccettabili, Di Maio superato ogni limite. Il servizio di Francesco Maisano. Al suo funerale erano presenti 15 persone, nessuna autorità dello Stato presente. Poi però abbiamo osservato che quando è venuta la neoterrorista, visto che è risaputo che Shabab questo è e questo finanzia. Queste parole pronunciate stamattina alla Camera dal deputato leghista Pagano scatenano la reazione dell'Aula. Prima Mara Carfagna, che presiede la seduta. Onorevole Pagano, credo che riferirsi a Silvia Romano utilizzando il termine di neoterrorista sia alquanto improprio. Quindi eviterei soprattutto di farlo in quest'aula. Poi il PD con Sensi, che su Twitter definisce le parole di Pagano da vomito, e Fiano che prende la parola. Ed è inaccettabile che qualcuno pensi che quest'aula sia di proprietà di chi si può permettere in quest'aula di calunniare e di diffamare una persona che è stata per 18 mesi prigioniera di una banda di terroristi. È stata prigioniera di una banda di terroristi. Nessuna prova che lei sia terrorista. Prende le distanze lo stesso leader della Lega. Lasciamo stare Silvia Romano, scrive Salvini, e guardiamo al vero nemico, l'Islam fanatico, integralista, violento e assassino. Per Liberi e Uguali, il deputato della Lega deve vergognarsi. Questi sono i mandanti morali di chi semina odio in Calza Italia Viva, e dai 5 Stelle Di Maio pubblica un duro post nel quale parla di cose raccapriccianti ascoltate in aula. Non è accettabile descrivere una ragazza di 25 anni, reduce da 18 mesi di prigionia, come una neoterrorista. La politica non può scendere così in basso. E su quanto accaduto interviene anche il presidente della Camera Roberto Fico. Le parole d'odio rivolte in aula a Silvia Romano sono violente e inaccettabili. Montecitorio è il luogo del dibattito e del confronto anche acceso, ribadisce Fico, ma non la sede per formulare insulti ad una giovane che viene da 18 mesi d'inferno.